Quando la malattia entra in casa è il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris per presentare il volume Il viaggio indesiderato di Lorenzo Cuffini, in cui l'autore racconta la malattia della moglie colpita da sclerosi multipla. Un volume non solo autobiografico, che raccoglie le riflessioni sull'impatto che la patologia provoca all'interno della famiglia. Al convegno hanno partecipato autorevoli relatori. Un libro che a me personalmente mi ha dato uno stimolo, un elemento di crescita per delle introspezioni. Quando ti arriva una malattia in casa, la vita viene sconvolta. E lui ci lascia un messaggio particolare di non omogeneizzare il concetto dei malati. Non esistono i malati, esiste la persona. Perché la malattia fa parte della vita e dietro ogni malato ci sono rapporti, ci sono affetti, ci sono sentimenti. E quindi noi dobbiamo ogni tanto fermarci, come ci siamo fermati questa mattina, e concentrarci sul concetto dell'umanità. Nel libro ho voluto raccontare la situazione che vivono molte famiglie che si trovano a convivere con la sofferenza e con il disagio di un loro caro, ed è una situazione molto diffusa se si considera che non sono solo malattie, ma sono anche, pensiamo agli anziani non autosufficienti, alle tossicodipendenze e altri casi similari. Quindi è un libro che è scritto per sensibilizzare su questo tipo di problemi e deriva dalla mia esperienza personale. Io vivo con mia moglie che è malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, ma non è una storia autobiografica, è un libro direi di considerazioni che si sforza di essere il più possibile oggettivo e di fornire degli elementi di riflessione e anche di aiuto, se si vuole, a persone che possono trovarsi in questo genere di situazione.